Ovirus, il virus. Non voglio passare per complottista e nemmeno per un solito ingiuscisse. Voglio essere solo un po' realista e parlare 2 minuti di sto virus. Sia chiaro che non voglio fare polemica. Dirò semplicemente quello che penso, evitando di parlare di politica per non creare un inutile dissenso. Allora, secondo me, o fatto è chista, sto virus non è per niente naturale. Quando a volte in dei film l'hanno visto, però stavolta non so scena, ma è reale. In questa realtà, ovvero protagonista, non è un'attrice e non è neanche un attore, ma il nostro amico farmacista che segue le indicazioni del dottore. Qualcuno dice che sono stati i cinesi, qualcun altro dice gli americani, forse con la complicità dei francesi per ridurre la categoria anziani. Ad ogni modo, chi ha fatto questo guai deve sapere che un giorno pagherà e ogunt sarà salata assai per chi ha commesso questa infamità. Comunque, quel che importa al cuore mio è sapere che tutto ciò che accade è sotto il controllo del mio Dio. Solo così la sua pace il mio cuore pervade. Io credo che tutti questi avvenimenti devono avvenire perché a così sta scritta. Perciò dobbiamo essere coscienti che il piano di Dio proseguirà spedito e dritto. Nel frattempo, i potenti della Terra vogliono fare un nuovo ordine mondiale per far aumentare sciagura e guerra e per commettere ancora tanto male. Anche questo da Dio sarà concesso per far arrivare al culmine ogni malvagità, finché un giorno sarà Egli stesso a distruggerli con la sua sovranità. In questi eventi, quel che rallegra il cuore mio è l'adempiersi di ogni profezia. Sento vicino il ritorno del mio Dio e non mi spaventa nessuna pandemia. Sto virus non è a fine rumun, però è sicuramente l'inizio di qualcosa. Perciò, scetammici rosun e a preparammici perché noi si m'asposa. Vi do solo un ultimo consiglio. Non vi preoccupate di sto virus. Fidammici dei piani del Signore. A noi credente sicuramente ci pensisse. Perciò confidiamo in Lui con tutto il cuore. Un abbraccio a tutti. Non ci spaventiamo del virus. Non ci spaventiamo degli avvenimenti che accadranno intorno a noi perché sono quelli che annunciano il ritorno del nostro glorioso Signore. Alleluia. Prepariamoci perché noi siamo la sposa e rimaniamo aggrappati a Lui. Amen.